Assessore Scajola, la Regione Liguria a fianco ai balneari nella questione della direttiva Bolkestein. Ma è un problema molto sentito da tutti i balneari, sia essi liguri o delle altre regioni italiane. La Bolkestein è una minaccia per le nostre aziende, per le nostre imprese, direi per la nostra economia e per il nostro turismo. Oggi siamo qui a Diano Marina per incontrare le associazioni, le categorie, gli amici del Golfo di Anese, organizzato insieme alla SIB Confcommercio qua di Diano Marina per fare un po' il punto della situazione. Innanzitutto diremo le cose che sta facendo la regione per i balneari. Non dimentichiamo che nel bilancio dell'ultima finanziaria abbiamo raddoppiato la cifra per i rifacimenti delle spiagge che per l'anno in corso passerà da 600.000 euro a 1.200.000 euro, quindi il doppio rispetto al passato. Non è una cifra ancora sufficiente per superare i tanti problemi che abbiamo nei rifacimenti delle spiagge, ma è sicuramente una tendenza a voler prendere in considerazione questo gravissimo problema che hanno in tanti balneari liguri. Quindi si passa in un momento di crisi delle casse degli enti pubblici, invece che a fare dei tagli, come purtroppo stiamo subendo dal governo centrale, la Regione Liguria, il presidente Totti, raddoppia la cifra a disposizione dei balneari. Per quanto riguarda la Bolkestein, come Liguria siamo anche capofila nella conferenza Stato-Regioni per il tavolo del demanio e noi abbiamo ribadito e lo continuiamo a ribadire con molta chiarezza nelle sedi competenti, ovvero noi siamo per il doppio binario, ovvero non gare per quelle spiagge che sono ad oggi gestite da imprese, ma vogliamo una proroga di almeno 30 anni, invece per quelle non ancora assegnate si può ragionare per una gara. Noi vogliamo che vengano tutelate le imprese, tutelate le aziende, così come fanno gli altri paesi che in Europa vanno ad alzare la voce ogni qualvolta viene toccato un tema delicato per un territorio. I balneari, il turismo sono fondamentali per la Liguria, ma anche per tutta l'Italia. Si parla di quasi 1 milione di posti di lavoro che ruotano intorno alle quasi 35.000 aziende del settore. Non capiamo perché ci sia ancora questa attendismo da parte del governo italiano. Devo dire che anche con alcuni contatti, sia col ministro Costa, che devo ringraziare per la sua costante disponibilità, sia anche da alcuni parlamentari, pare che il governo nelle prossime settimane voglia cominciare a ragionare concretamente nella possibilità di adottare una legge nazionale proprio sulla vicenda Bolkestein. Staremo a vedere, noi la nostra posizione l'abbiamo ben chiara, speriamo che anche il governo capisca quelle che sono le nostre posizioni, con le altre regioni, al di là del colore politico, lentamente ma a fatica, ma anche con un buon risultato, cominciamo a parlare un po' tutte la stessa lingua perché tutte sono preoccupate da questa Bolkestein, speriamo di ottenere un importante risultato che non vuole avere un valore politico, qui non c'entra nulla la politica, c'entrano le aziende, c'entrano i posti di lavoro, c'entra l'economia del nostro paese. C'entra il turismo che deve essere un punto di riferimento importante per l'economia dell'Italia ed in particolare della Liguria.